Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito che ho ricevuto a partecipare a questa assise che mi ha arricchito moltissimo. Stamattina ho sentito delle cose interessantissime, belle, che mi hanno arricchito come persona e come medico. Quindi grazie agli organizzatori e anche di stare in questa sala meravigliosa. Io, guardi dottoressa, io credo questo, dovendo parlare di quello che può fare in concreto il nostro forum, che è un insieme di più associazioni, da cui stanno medici cattolici, farmacisti cattolici, psichiatri cattolici, ACOS, operatori sanitari cattolici, e l'AIPAS, la pastorale della salute, e anche altri che stanno vicino a noi, io credo che bisogna un po' fare dei programmi concreti. E io, per quello che ho ascoltato, io ritengo che innanzitutto questa problematica della malattia mentale vada conosciuta, perché non è conosciuta, ecco, non si sa in giro quella che è la realtà di questa malattia, la diffusione di questa malattia e le problematiche e i danni e le sofferenze che porta innanzitutto alla persona interessata, colpita da disagio mentale, da depressione o altre cose più serie. Ecco, non si sa i danni che porta alla persona, alla famiglia innanzitutto, alla comunità in cui vive questa persona e allo Stato in generale, perché lo Stato poi è coinvolto. Quindi io credo che noi come associazioni possiamo e dobbiamo certamente impegnarci affinché si conosca questa realtà. In che modo? Attraverso i mass media, attraverso incontri culturali da fare sul territorio e attraverso i mezzi, i social media che sono così diffusi e così ascoltati, perché è importante che si conosca la realtà di cui parliamo e che si possono fare tante cose. D'altra parte, gli specialisti della materia dicevano che da tante situazioni si può guarire, e allora, sapendo nella popolazione che la realtà della malattia è che si può fare qualcosa, c'è una spinta affinché si prendano decisioni già a livello istituzionale, a livello parlamentare, a livello delle regioni e a livello sociale, affinché si sia vicino agli ammalati e innanzitutto alle famiglie degli ammalati. Quindi è importante, ma poi è importante anche, guardate, io credo, fare cultura della genesi di queste patologie, perché anche questo va capito in giro, perché queste patologie non vengono da sole, vengono per il momento critico che noi viviamo. L'amico Cantelmi faceva vedere come siamo in una situazione complicata di evoluzione, ma comprendiamo da quello che viviamo che, ecco, viviamo un momento di egocentrismo, qualcuno parla di egocrazia, non c'è più lo stare insieme, il relazionarsi serio, onesto, sincero. C'è una corsa al denaro da parte di qualcuno e alla carriera, e da altri invece purtroppo con altre condizioni, un vivere in una condizione di depressione totale economica, finanziaria. Quindi ci sono situazioni così complesse nella nostra società dove può scattare facilmente la patologia, il disagio mentale. E allora c'è bisogno che la società innanzitutto faccia passare i messaggi di serenità, di valore della famiglia, di bontà. E perché molte volte noi cristiani ci tratteniamo a dire, di parlare dei fatti religiosi, ma poi c'è bisogno anche di fede, c'è bisogno che la gente riacquisti la fede, perché riacquistando la fede effettivamente si sta più vicino al Signore, che d'altra parte, a mio parere, con il Vangelo ci insegna il modo di campare, lo dico alla napoletana, di vivere, perché dal Vangelo viene l'insegnamento a vivere sereni, e se uno segue il Vangelo difficilmente si va in questo tipo di situazione. Altro punto, vedete, in cui io credo che noi dobbiamo agire è di portare avanti un'azione educativa per le agenzie educative, e queste sono innanzitutto la famiglia, la scuola e la Chiesa stessa nelle strutture con cui fa educazione. Perché la famiglia, vedete, oramai
c'è una cultura della non importanza della famiglia. Qua stanno persone che creano e distruggono le famiglie come se niente fosse. Persone sposate la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, e quindi gente, ragazzi completamente abbandonati dalla famiglia, e lì naturalmente sorge la difficoltà. E allora la importanza non solo di far sapere che valore costruttivo e positivo ha la famiglia da tutti i punti di vista, ma insegnare alle famiglie come bisogna effettivamente guidare i figli per tutte le cose che abbiamo detto stamattina, ma non mi voglio soffermare. La scuola, vedete, io ascoltavo il sacerdote che ha parlato dei giovani prima e parlava di insegnanti che ora non vedo più, se n'è andato. Parlava di insegnanti che parlano dei ragazzi con delle sigle relative alle patologie, un po' come capita nel campo medico, che si dice là sta la frattura di collo femore, là sta l'artrosi del ginocchio. Per la verità l'ho visto parlare in modo un po' esagerato. Io vivo in un mondo anche di insegnanti, mogli, cognati, non mi sembra che ci sia tutta questa situazione di cui parla lui. Invece guardate, nella scuola c'è difficoltà e la scuola va tutelata, va rinforzata nella sua possibilità di fare insegnamento. Io vedo che ci sono, io abito in provincia di Napoli e vedo che c'è tanta dedizione ai ragazzi, ma hanno difficoltà molte volte gli insegnanti per portare avanti i discorsi anche di assistenza a chi ha difficoltà mentali, anche perché molte volte la famiglia, vedete, c'è il discorso di nascondere le patologie, proprio perché c'è il marchio molte volte, l'idea del marchio, allora le persone vogliono nascondere la patologia e molte volte non si trovano anche i fondi per poter stare vicino a questi ammalati, perché certamente l'insegnante che guida già una classe che tiene da 25-26 ragazzi difficilmente può seguire uno con un disagio mentale. Quindi la scuola, vedete, va tenuta in conto moltissimo in questo tipo di problematica, sia per passare messaggi positivi di cui parlava appunto l'amico sacerdote che è andato via, e perché vedete i ragazzi passano tante ore a scuola. Abbiamo detto, gli specialisti della materia hanno detto che il periodo che va fino ai 14 anni è quello più importante, è quello in cui si pongono i germi, l'origine delle cose positive o delle cose negative. Quindi gli insegnanti che tengono i ragazzi alla scuola materna, già alla scuola materna, scuola elementare, scuola media, devono sapere che svolgono un ruolo di una importanza enorme, ma c'è bisogno anche di formarli bene questi insegnanti, di metterli in condizione di poter portare avanti bene le cose. E oltre questo, vedete, c'è bisogno che sappiano che loro, oltre ad avere una capacità formativa, sono anche radar, perché se gli insegnanti individuano dei ragazzi con disagio mentale, possono certamente dare l'allarme e fare in modo che non si cristallizzi la patologia, che poi diventa più difficile naturalmente guarire e seguire. E poi vedete la Chiesa, vedete quanti ragazzi frequentano gli oratori, ma anche lì, o gli ambienti dell'azione cattolica, quelli più diffusi, parlo delle strutture più diffuse, ma anche lì bisogna essere preparati e conoscere le problematiche, saper far passare i messaggi positivi ed essere anche lì radar. Ma la famiglia, si parlava di famiglia, io direi, vedete, che noi pure come associazioni, come forum, dobbiamo spingere a che ci sia sempre una maggiore tutela, una tutela sia di tempo, vedete, il tempo che le famiglie dedicano agli ammalati di mente è enorme. E allora una donna che lavora in una fabbrica, che insegna, che ha un impegno istituto, ma come fa a stare vicino al figlio o al marito se lo Stato non interviene e le dà la piena libertà di adoperare il tempo per la prevenzione della malattia o per la cura della malattia? Quindi noi dobbiamo stare a fianco alle famiglie, noi associazione, parlo all'amico Cantelmi che è una delle autorità del forum, affinché passi il messaggio che c'è bisogno di sostenere le famiglie dando la possibilità alle persone di lavorare per gli ammalati, ma anche economicamente. Guardate, io conosco, non faccio psichiatra, ma ho conosciuto famiglie che si sono completamente distrutte avendo un ammalato di mente in famiglia, distrutto economicamente. Allora c'è bisogno anche che lo Stato si renda conto di questo e che vengano fuori i soldi per aiutare le famiglie che hanno questo tipo di problemi.
Altra cosa, vedete, parlava il don sacerdote di cui ora non conosco il nome, diceva che al nord, scusi, le cose sono organizzate, ma questa è un'altra iattura, vedete, perché le strutture sanitarie devono essere ben organizzate su tutto il territorio, sia a livello ospedaliero, sia sul territorio, e non è possibile che anche in questo ci sia un'altra differenza tra nord e sud. Ma questo è doveroso, che ci sia un servizio buono e che anche da questo punto di vista ci sia una omogeneità di servizi per, da questo punto di vista. Altra cosa desidero dire, vedete, l'approccio dei medici e degli operatori sanitari con questo tipo di ammalati. A questo punto io, che sono medico, capisco che c'è bisogno di una preparazione particolare, perché l'approccio è particolare. E allora ci vuole competenza, amore. Vedete, io credo che una figura che può essere di esempio per coloro i quali hanno a che fare con gli ammalati con disagio mentale è il nostro Giuseppe Moscati napoletano, il quale ha sempre portato avanti questo tipo di discorso. E era caratterizzato da quello che ci vuole per questi colleghi che svolgono questo lavoro. Competenza innanzitutto. Amore per l'aggiornamento, amore per il paziente, capacità empatica, il sapersi far criticare, il saper ascoltare, il saper colloquiare e, come Moscati portava avanti il discorso, pensare alla spiritualità dei pazienti e cercare di convincerli anche di stare più vicini al Signore, che può essere veramente la salvezza di questo tipo di paziente. Chiudo dicendo, vedete, che un'altra cosa per cui noi associazioni cattoliche possiamo impegnarsi è di spingere, non ce la facciamo da soli, ma con le altre forze, affinché vengano sempre più fondi per la ricerca, perché con la ricerca si possono conoscere meglio le patologie, si possono conoscere bene i modi di diagnosticare e di curarli nel migliore dei modi. Vi ringrazio.